Buongiorno, buongiorno dallo stadio Dante Merlo di Vigevano per l'edizione 2013 della Scarpa d'Oro che vi racconteremo anche quest'anno dagli schermi di Tele Pavia, naturalmente un'ampia trasmissione, cercheremo di raccontarvi sia il lato sportivo che quello magari più folcloristico di chi viene a fare la non competitiva. Vedete, qua a fianco a me c'è Chiara Antico, buongiorno anche a te. Buongiorno e benvenuti anche da parte mia a questa nuova edizione della Scarpa d'Oro di Vigevano. Il mio compito sarà quello di andare a visitare un po', a cercare le curiosità di questa nuova edizione della Scarpa d'Oro. Quindi insomma, Paolo, io comincerei ad andare alla ricerca dei personaggi un pochettino più curiosi e più folcloristici, va bene? Perfetto, so che già hai docchiato qualcuno, quindi esatto. Io ti lascio andare. Grazie. E vado magari a raggiungere qualche ospite istituzionale, nel frattempo guadagniamo un po' di tempo, abbiamo come sempre tanti ospiti anche dell'Atletica Vigevano, dato che la Scarpa d'Oro rientra comunque sotto l'ombrello e mai termine quest'oggi sarebbe più adatto dell'Atletica Vigevano. Abbiamo qua il presidente e direttore tecnico, rispettivamente Gianni Merlo e Oscar Campari, che si stanno accordando con i volontari per gli ultimi dettagli del percorso. Il grande dispiegamento dei volontari oggi. Buongiorno Oscar, buongiorno anche a Gianni Merlo. Allora, nuova edizione, una manifestazione che continua a crescere nonostante in Italia si dice ci sia un pochettino di crisi delle manifestazioni podistiche, invece la Scarpa d'Oro va avanti, vuol dire che ha qualche cosa di più. La Scarpa d'Oro va avanti e cresce sempre più. Il problema in tutta Italia è quello economico, ma noi stiamo facendo dei grandi sforzi per tenerlo in piedi, perché è importante. Sta diventando un appuntamento veramente importante. Io devo subito ringraziare Emanuele Amero, il suo staff e tutta l'organizzazione, perché anche ieri ero qua, stanno lavorando tantissimo e stiamo dando un prodotto veramente buono, molto buono. E tra l'altro questo stadio si candida anche poi a diventare un punto di riferimento nuovamente per l'atletica, ci saranno poi anche dei campionati a breve di corsa campestre, insomma Atletica Vigevano che continua a guadagnare un ampio spazio nel panorama nazionale e regionale in questo caso. Sì, siamo tornati ad essere una società di vertice, mantenendo il settore giovanile che è una cucina importante. Avremo i campionati regionali di staffette, lombardi, avremo qui tantissimi ragazzini giovani dai 12 ai 16 anni, questo potente temporale. Poi stiamo cercando di organizzare la finale di Serie A, dove noi siamo in Serie A, e sarebbe bellissimo poterlo farlo qua. Perfetto. A Gianni Merlo naturalmente voglio chiedere un aspetto anche storico della manifestazione, perché questa è la sesta edizione della Scarpa d'Oro Half Marathon, però se vogliamo è anche la 34esima dalla prima edizione della Scarpa d'Oro internazionale del 1980. Una tradizione che si è voluta declinare in una formula più open, più aperta ai grandi, alla grandi numeri di podisti amatoriali. Importante comunque è sempre anche una maniera per promuovere Vigevano, che è una città che corre anche fuori dai confini regionali, con il passaggio ormai storico nel Castello in Piazza Ducale. Beh, diciamo che questa, siamo nella fase evolutiva. All'inizio è stato più semplice organizzare la gara al centro della città. Proprio 3 giorni fa ero a Londra con Sebastian Coe, perché dovevamo dargli un premio di Candido Cannavò. E abbiamo ricordato proprio la prima edizione il 7 aprile del 1980, quando abbiamo inventato un percorso la mattina della gara, che la grande bella cosa fu quella, riuscire a cambiare un percorso alle 8 di mattina, perché sull'altro lui non avrebbe corso. E da quello la fortuna, il grande successo da quello dimostra che la formula era giusta. Poi abbiamo già tentato di fare una corsa amatoriale prima della gara internazionale, ma 8 chilometri non rendono l'idea, perché questa gente vuole faticare a lungo. E poi è stata l'evoluzione giusta di una manifestazione che ormai non poteva più reggere ad altissimo livello come avevamo fatto nei primi anni, perché non esiste più nel mezzofondo mondiale il campione di riferimento. E noi, la nostra formula era il più grande al mondo contro gli italiani, e a quel punto poi adesso sono alzati talmente i prezzi degli atleti che non aveva più senso. Meglio rivolgersi adesso a questo nuovo tipo di pubblico, che ci permette di portare molta gente a Vigevano
e poi ci permette anche di fare una bella mostra di sé alla società, che poi organizzare le altre gare fra le staffette, perché noi tanti anni fa abbiamo inaugurato lo stadio con i campionati italiani di staffette, fu una bellissima manifestazione. Adesso dobbiamo riproporci proprio come organizzatori di qualità, perché Vigevano può offrire dei prodotti di qualità. Bene, allora grazie a Gianni Merlo, grazie a Oscar Campari, magari ci ritroveremo più avanti. Adesso è il momento di dare la linea a Chiara Antico, che ha già trovato degli ospiti. Siamo in compagnia del gruppo più... Non mi scappi per favore, siamo in compagnia del gruppo, di uno dei gruppi più numerosi. Spero, perché quest'anno non lo sappiamo ancora. Quindi noi siamo MBM. Esatto. Quanti siete per ora? Siamo in 50. Beh, insomma, abbastanza qui. Sì, sì. L'anno scorso com'era andata? L'anno scorso abbiamo vinto la Coppa come gruppo più numeroso partecipante, quindi quest'anno speravamo di fare il bis. Solo che quest'anno è un po' più difficile perché i gruppi sono separati, daranno più premi, allora non sappiamo fino alla fine. Insomma, raccontatemi un po' le vostre emozioni prima di iniziare. Io so che qualcuno ieri sera in realtà sperava di svegliarsi con 10 cm di neve per non venire. Ah, ecco, però no. Piovigina, se la facciamo lo stesso. Comunque, nonostante la pioggia, siete qua, siete pronte per iniziare questa gara non competitiva. Esatto, sì. Allora, riuniamo il gruppo, che voglio sentire quanto siete cariche. Dai, riuniamo, ragazzi, un po' il gruppo. Ragazze, venite qua. C'è una parte. Allora, dai, siete un gruppo, fatemi vedere che siete un gruppo unito. Fatemi sentire quanto siete cariche. 1, 2, 3. In bocca al lupo! È l'ultimo momento per prendere i pettorali, ormai si sono chiuse le iscrizioni anche per gli ultimi ritardatari che volevano fare la competitiva che c'erano oggi. Come vedete, il cancello già è chiuso a metà, sono tanti volontari, come dicevamo prima, che si stanno industriando per garantire l'ordine. Ce n'è uno anche molto noto, noi adesso andiamo subito a disturbarlo. Allora, Luca, fai la guardia al cancello. Faccio la guardia al cancello oggi, sì. Ma chi è che può entrare qua adesso? Adesso entreranno solo i concorrenti e diciamo lo staff dell'organizzazione. Tutti gli altri è meglio che stiano un po' fuori. Tutti gli altri, esatto, piano lasciamo spazio quindi ai concorrenti, che sono tantissimi. Anche quest'anno si è andati verso l'esaurimento dei pettorali, c'è un limite massimo perché naturalmente lo stadio è grande e anche le vie del centro offrono grandi soluzioni viabilistiche, ma c'è sempre un numero massimo da rispettare, naturalmente per condizioni di sicurezza. Scarpa d'Oro, che anche quest'anno ha tenuto nei numeri nonostante un tempo un po' inclemente, nonostante la crisi economica che effettivamente sta scoraggiando diverse persone a magari investire dei soldi per venire a correre, ma la Scarpa d'Oro sta ancora funzionando. Chiara, adesso ti ricedo la linea a un altro ospite. Paolo, abbiamo trovato un ospite d'eccezione che parteciperà anche alla gara, giusto? Sì, certo, parteciperò nonostante l'acqua. L'assessore Brunella Valle del Comune di Vigevano con tutto il gruppo del Comune di Vigevano. Sì, effettivamente dovremmo essere in 22, fino adesso ne vedo soltanto una 17-18, speriamo che arrivino anche le altre. Le altre sono andate a nascondersi, sono scappate perché lei sicuramente le ha obbligate a partecipare. No, io non obbligo mai nessuno, io lo chiedo. È lecito chiedere, di conseguenza io chiedo, poi mi vengono dietro, ok, meglio. Tutte donne naturalmente. Tutte donne. Quindi parteciperete alla Scarpa d'Oro in rosa. Scarpa d'Oro in rosa. Io devo dire una cosa, che sono già arrivata prima. Lei è già arrivata con il numero uno. Perfetto. Per il resto, amen. Quindi è stata la prima ad iscriversi. Sì, sono stata, praticamente sono già iscritta di anno in anno. Okay. In quanto, avendo voluto questa scarpa in rosa il primo anno, giustamente sono io la prima. Giustamente, allora abbiamo qui, quindi abbiamo detto, siete circa una ventina. Sì, esatto. C'è qui una stretta rappresentanza delle donne che lavorano in comune, siete tutte dipendenti comunali. Tu no, immagino. No. Tu sei figlia di qualcuno. Sì, lei. Ok, allora un bel saluto quindi a tutti gli amici di Telepavia e sicuramente fatemi sentire quanto siete cariche, fate un po' di stretch. Grazie mille, a te Paolo la linea. Pettorale numero 3100, Stefano Chiodaroli, per Scarpa d'Oro stracittadina ti sei lasciato convincere quest'anno? Sono lasciato convincere e ne capisco talmente tanto che mi sono iscritto alla corsa dei cani. Ah. E tre cani mi hanno accettato. Ah. Perché lì avevi un tempo buono. No, lì io con i cani c'ho un tempo buono. Allora, quest'anno faccio cani, l'anno prossimo faccio la corsa delle donne
e poi nel frattempo dovrei essere allenato per tentare di fare l'Half Marathon. Perché qua c'è dietro di noi c'è il podio, però è molto lontano. Sei vicino adesso, ma è molto lontano a fine gara. È più vicino, è ancora troppo vicino il letto di casa mia rispetto al podio. Tra l'altro io prima ti ho visto già, eri già lì, cos'è, al tè o al vin brûlé? No, era al tè. Il vin brûlé prima della gara. Il vin brûlé è stato abolito. Oramai sono tutti buoni e tutti rigorosi, tutti atletici. Va bene, vediamo come arrivi alla fine. C'è più vino dentro di me stamattina che in tutti quelli che sono qua, che stanno facendo la preparazione atletica da non so quanto tempo. Va bene, allora poi ci vediamo magari alla fine della gara. Adesso noi dobbiamo dare linea chiara. Ci vediamo sicuramente alla fine della gara, scusami, non è che ci vediamo magari. Dobbiamo andare a linea chiara antico, la salutiamo. La salutiamo, dov'è la chiara antico? È in giro. Possiamo anche prendere di soprassalto, aspetta. Prendiamola di soprassalto. È lì. Ah, ecco. Inseguiamola. Vieni. Eccola. Vediamo la linea eccola direttamente. Chiara Antico. Ecco, senti, Chiara Antico, io e lui ci siamo trovati a parlare d'amore e abbiamo detto, beh, c'è una persona che sull'amore è molto... Posso farti i complimenti, sei molto elegante. Grazie. Io ho un must. Innanzitutto voglio lanciare un messaggio d'amore alla città. E voglio diventare il sogno proibito di tutte le sposine e mi sembra che questo sia il look ideale. Ce lo auguriamo tutte. Ma corri? Corri? Certo che corro. Sfodererò dopo. C'è lì un signore che fa così così. A far così tu. Scusa, mi viene da dire, senti chi parla. Fai la 5 km però. 5 km. Faccio il la 5. Il signore km. Invece è uno in gamba, abituato che fa la 20. Ha preso il freddo. No, io 5 km. Fa freddo là, Ma fa, perché qua invece fa caldo. Qua è l'equatore, là è il polo nord. Fa freddo. Dirigi i vostri passi. Dirigi i vostri passi. Bene. Stefano, ma tu sai chi sono loro? No, neanche un po'. Non li conosci? Loro sono dei volontari dell'Avis, giusto? Bene. Che come ogni anno danno una mano per organizzare questa corsa. Stamattina siamo qua. Siete quelli che fermate le macchine? Sì, siamo anche quelli che fermano le macchine. Si fermano. Si fermano. Nel dubbio che non si fermino, inghiottite la patente o la carta d'identità, così poi vi riconoscono dopo, se no non c'è da andare a vedere i denti, quelle cose lì. Grazie Stefano, io ti saluto e vado a rompere le scatole a quei due signori che tra l'altro mi stanno scappando. Grazie, in bocca al lupo. Senti, mi è venuto in mente che ti salutava uno, ma non è il caso. Lasciamo stare, ciao. Ti becchiamo al volo. Proprio prima della gara, Giusy Versace, anche quest'anno madrina della manifestazione, sei in forma? Sì, pare, sembra... Sei un po' infagottata. Sono un po' infagottata, oggi piove ma non importa, noi corriamo anche sotto l'acqua, ci piace divertirci, poi sono molto felice che quest'anno la Scarpa d'Oro abbia raccolto così tante adesioni per la Scarpa d'Oro Ability. Riuscire a portare fuori di casa tanti ragazzi disabili come abbiamo fatto oggi... Non è facile, e quindi siamo contenti che abbiano sposato questa iniziativa così numerosi. Quest'anno davvero un grande successo per questa manifestazione, l'anno scorso era stata un po' un'edizione di prova, quest'anno invece è organizzata bene, alla grande. Tu l'anno scorso avevi avuto un piccolo problema tecnico, mi ricordo, quest'anno invece è tutto a posto. Quest'anno ho portato la pompetta per gonfiare le ruote della sedia a rotelle, sì, l'anno scorso sono rimasta a piedi. Avevo una sedia a ruote, volevo partire insieme a tutti gli altri e avevo le ruote a terra. Con le protesi che uso per correre non posso correre per strada né 5 km, sono una velocista. Esatto, vai veloce ma per brevi tratti. Vado veloce per brevi tratti, però quest'anno insieme ai podisti da Marte che si sono resi così disponibili e solidali come sempre, ci spingeranno un po' a tutti e quindi me compresa, per cui farò una 5 km divertendomi, bagnandomi insieme a tutti gli altri, ma è bello lanciare il messaggio che tutti possono farcela e che devono uscire di casa e avvicinarsi allo sport non pensando di fare delle gare, ma pensando che lo sport è vita e fa bene, quindi invitiamo tutti a partecipare e uscire. Perfetto, grazie a Giusy Versace, ciao, buona passeggiata. Siamo in compagnia di una signora che partecipa con il suo bimbo di 3 mesi e mezzo. Federico, sì. Siamo due sportivi, la mamma e il papà sono sportivi, quindi anche lui doveva entrare nell'atmosfera della mezza di Vigevano. Lei è da sola con il marito e il figlio? Il marito fa la mezza, io faccio la corsa in rosa con lui. Da sola, ma come mai ho deciso di partecipare? Perché è da tanti anni che la facciamo
E insomma l'adrenalina della gara a noi piace, prende un sacco. Quindi ha deciso di sfidare il maltempo. Anche perché alle 6:30 siamo svegli e lui dorme solo se andiamo a spasso, quindi andare a spasso insomma è stato meglio così, venire qua, c'è un po' di gente. Ha detto che si chiama il bimbo? Federico. Quindi Federico quando sarà grande potrà vantarsi di aver già partecipato all'Half Marathon, vabbè alla non competitiva, naturalmente a soli 3 mesi e mezzo. Certo, e sarà la prima di tante, spero. Io la ringrazio, le faccio i miei complimenti, grazie mille, buona giornata. A te Paolo la linea. Che bella. Ciao, scusate, ma questi palloncini per che cosa sono? Smegger, gli fa l'andatura. Fanno l'andatura? Le varie andature. 4,45 quindi... Al chilometro, quindi 1 ora 40 e 15 circa. Fanno dal punto di riferimento. Esatto, chi deve abbassare i personali ha degli obiettivi, ci segue al 99% dovrebbe raggiungerli. Perfetto, compito importante, dovete essere sì, molto sì, regolari. Sì, esatto. Ok, grazie, ciao, buona ciao, gara. Ciao. No, che foto, questo è un video, ci facciamo video a vicenda. Allora, voi siete il gruppo della Compagnia delle Acque Correnti, da dove arrivate? Novara. Da Novara, tutti gli anni venite qui a Vigevano per questa scarpa d'oro? Alcuni di noi sì, la compagnia è stata costituita l'anno scorso perché siamo tutti dipendenti dell'associazione Irrigazione Sesia, quindi acque per quello, correnti perché corriamo, perché produciamo energia elettrica e perché l'acqua corre. Beh, devo dire che oggi l'acqua c'è, allora, voi ci siete e siamo a posto. Perfettamente. Quindi siete pronti per iniziare? Sì, siamo pronti. Naturalmente fate la non competitiva? Alcuni di noi fanno la Half Marathon e la maggioranza la non competitiva. Vi lascio stare così almeno continuate a riscaldarvi, Grazie, ciao, grazie. Ecco qua, sono i ragazzi della Scarpa d'Oro Ability, ne abbiamo parlato prima con Giusy Versace, coloratissimi, si presentano ai cancelli con i loro palloncini d'ordinanza. Abbiamo visto quest'anno un boom di iscrizioni, questo invece è un intruso, questo è un intruso a cui poi... Poi incontreremo anche più tardi, si accalcano ai cancelli per prepararsi a partecipare anche loro, faranno una 5 km spinti, avete visto come sono tutti molto attrezzati. Ciao, un bel saluto, andiamo a fargli dire anche due parole, buongiorno. Buongiorno. Come va? Benissimo! Visto che siete molto attrezzati per la pioggia. È brutto e bello lo stesso, basta essere qui in compagnia tutti voi. E di Vigevano? No, Pavia. Di Pavia, quindi farà anche un giro per Vigevano, approfitterà. Sì, poi facciamo tutto. Perfetto, basta allora. Stare in compagnia. Un grande saluto. Vi vogliamo bene per quello che avete organizzato. Soprattutto gli organizzatori, noi lo facciamo solo vedere, facciamo da tramite. Okay, vi lascio andare ai cancelli. Buona gara, buona giornata, ciao a tutti. Buongiorno mattinieri, come sempre presenti a qualsiasi manifestazione per dare un appoggio anche con del tè caldo, soprattutto in una giornata uggiosa come questa. Sì, sì, sicuramente. Siamo contenti di essere utili un po' a tutti i concorrenti e anche a voi che avete bisogno in una giornata così fredda. Sicuramente lo sarete. In quanti siete oggi qui? 7, 8. 8 a distribuire il tè per tutti i concorrenti, tutti quelli che lo vogliono. Nessuno corre di voi però? No. Buongiorno! Siamo sempre per televisione, ma... Quindi che cosa distribuite? Del tè caldo? Vuole un po' di tè? Magari più tardi, sì, anche perché fa freddo questa tè. Però di solito voi non correte neanche così per di lei. Una volta correvamo con le ragazze, adesso passata la storia. Correvamo in montagna noi. In montagna, giustamente. Quindi siete abituati anche a questo clima. In spalla. Con gli zaini lui in spalla. Lui non aveva lo zaino in spalla, perché no. Gli ufficiali lo zaino lo portano. Noi sì, ma gli ufficiali... Da che ora siete qua stamattina? Dalle 7. Ieri qua a Piazzale Gazzevi, Piazzale, cioè tutto il... Ma siete un po' una garanzia e un'istituzione voi, Di solito chiamano sempre noi perché fa sempre bella figura. Bene.
sicuramente. Grazie, grazie a tutti. Sempre presenti. Sempre presenti. A te Paolo la linea. Eccomi al cancello d'ingresso, guardate che difficoltà che si fa per tenere a bada tutti i concorrenti che naturalmente vogliono entrare, si sono scaldati, la temperatura oggi è piuttosto bassa, adesso questo è tempo dell'attesa, bisogna cercare di non perdere appunto questo riscaldamento che si è fatto, mancano pochissimi minuti all'apertura dei cancelli. Questi che vedete sono quelli che si faranno i 21 km della mezza maratona competitiva, vedete tutti attrezzati, molto agguerriti, entreranno in ordine di pettorale, la partenza naturalmente è tutti insieme, però poi l'ordine è scaglionato per fare in maniera che chi è accreditato dei tempi migliori parta davanti. Tantissime persone, buongiorno. Ciao, che colore? Che colore partono i rossi? Prima i rossi per l'ingresso, lei c'ha il blu, quindi esatto. Comunque adesso vi danno tutte le indicazioni. Perfetto, è tutto pronto, mancano davvero pochissimi secondi all'apertura dei cancelli, quindi tra poco vedremo tutta questa marea umana di oltre 2000 persone che invaderà la pista di atletica dello stadio Dante Merlo anche quest'anno. Ed ecco quindi l'entrata dei partecipanti a questa edizione 2013 della Scarpa d'Oro. Vedete, appena aprono i cancelli c'è vero e proprio assalto alla pista. Pista bagnata, si parte così e oggi, d'altronde è marzo e tutti gli atleti l'avevano messo in conto. Avete visto prima scorrere quelli con il pettorale rosso, cioè quelli accreditati dei tempi migliori, ricordiamo ancora una volta che per primi partono gli atleti che faranno la mezza maratona di 21 km e dopo i rossi è tempo dei blu. Vedo l'organizzatrice Emanuela Merlo che ha molta più difficoltà di un vigile urbano in centro a Milano nell'ora di punta a dover dirigere in traffico di questi atleti che entrano e sono davvero tanti, perché alla fine stiamo parlando di più di 2000 persone in tutto. Mentre qua c'è ancora la coda degli atleti con i pettorali rossi, i primi stanno cercando di arrivare già alla linea di partenza. Dopo i pettorali rossi partiranno i pettorali blu e quindi i pettorali bianchi, quelli accreditati dei tempi più alti, sempre per la mezza maratona. E dopodiché ci saranno le donne della Scarpa d'Oro in rosa, nonché gli uomini della stracittadina, mentre invece li abbiamo già accalappiati prima sentendo le loro emozioni prima della partenza. I partecipanti alla Scarpa d'Oro Ability sono già entrati, sono entrati per primi e si sono disposti sulla partenza. Chiara, grazie che mi stai reggendo l'ombrello. Figurati, perché... prego, volevo dire pista bagnata, pista fortunata, si spera. E speriamo allora, vediamo come andrà questa gara. Adesso noi ci spostiamo verso il punto di partenza per raccontarvi il momento più spettacolare, che è proprio quello della partenza, con la marea umana che poi esce dallo stadio Dante Merlo per andare nelle vie di Vigevano. Partirà così anche questa edizione della Scarpa d'Oro. Allora mettiamoci in cammino e andiamo verso il rettilineo di partenza. E allora siamo sul rettilineo di partenza, è quasi tutto pronto, ci è voluto un po' di tempo per far entrare tutte le oltre 2000 persone che oggi partecipano a questa edizione della Scarpa d'Oro, e vedete che fra i top runner c'è anche Francesco Arone, partiti, è partita questa edizione 2013 della Scarpa d'Oro, davanti gli atleti con il pettorale rosso. E in mezzo a loro c'era anche un Stefano Chiodaroli che cercava di tenere il passo, ma già nei primissimi metri faceva fatica. Sono tendenzialmente i più veloci, giusto Paolo? Quelli con il pettorale rosso. Esatto, che partono prima. Fra di loro ce ne sono anche top runner, fra cui Francesco Arone, che stavo dicendo, corre a piedi nudi, come avevi Bichira alle Olimpiadi di Roma 1960. È l'uomo che ha il Guinness dei primati come l'uomo più veloce del mondo con i piedi nudi e farà la mezza maratona. Vedremo come arriverà, è uno degli atleti più
accreditati. Vedremo anche come staranno i suoi piedi al termine di questa gara, con però, tutta la pista bagnata, però sicuramente sarà abituato, esatto, quindi effettivamente non avrà nessun problema. È abituato. Allora, stiamo ancora vedendo che, pensate, sono talmente tanti i partecipanti che, nonostante siano passati diversi secondi dall'inizio della Scarpa d'Oro, ancora i partecipanti alla Stracittadina non hanno iniziato, anzi stanno iniziando adesso, perché cominciamo a vedere nella nostra postazione i primi pettorali rosa, cioè le donne che fanno una Scarpa d'Oro in rosa, confondersi in mezzo ai pettorali bianchi, che sono gli ultimi atleti, diciamo così, della Alfa Marathon. Ricordiamo che la Scarpa d'Oro in rosa e la Stracittadina sono 5 km, quindi insomma partecipano tutti, partecipano donne, partecipano anche i cani, guardate lì, anche i cani. Abbiamo visto bambini piccolissimi di qualche mese, ciao i miei genitori, ciao, che partecipano anche loro. E poi appunto vediamo quelli dell'ability, quindi ci sono i ragazzi disabili accompagnati dai podisti da Marte, che sono questo gruppo milanese che è qui per dare una mano e per accogliere anche qualche fondo benefico. Abbiamo visto passare anche il numerosissimo gruppo dell'Avis, uno fra i gruppi più numerosi, e poi ecco anche i partecipanti alla Scarpa d'Oro Ability, che anche loro sono partiti, insomma, sono partiti tutti, e pensate che sono talmente tanti che adesso che questi ormai hanno completato tutte le operazioni di partenza, i primi immagino che abbiano già fatto tutto il primo giro attorno, perché il percorso per i primissimi chilometri si snoda attorno alle strade, attorno allo stadio, e poi si va in centro. Le nostre telecamere sono già sul percorso, quindi buona gara a tutti! E cediamo la linea ad Andrea Giannini per la telecronaca. E allora benvenuti alla settima edizione della Scarpa d'Oro Half Marathon, nonché terza della Scarpa d'Oro in rosa Stracittadina e seconda della Scarpa d'Oro Ability. Chi parla è Andrea Giannini, il mio sarà un commento tecnico, ma sarà soprattutto un commento di colore, perché sono inquadrate in questo momento le due gare non competitive, Scarpa d'Oro in rosa e Stracittadina, 5 km, gare non competitive che cui si affianca la Scarpa d'Oro Ability, che è la gara, ricordiamo, riservata ai corridori disabili ed ai suoi accompagnatori. Intanto vediamo infatti i ragazzi disabili con i loro palloncini colorati che sfilano appunto insieme ai loro accompagnatori, una gara davvero avvincente. Questi ragazzi hanno voluto esserci nonostante un tempo non certo clemente, un tempo che purtroppo quest'oggi ha regalato freddo e neve. Questa invece siamo sulla prima moto e questi sono i corridori dell'Half Marathon. Vediamo inquadrato con il numero 1 sulla destra Corrado Mortillauro, che è uno dei favoriti, un po' il beniamino di casa, ha sempre corso qui sin dal 2009, quando si rivelò vincendo quasi a sorpresa, e poi tanti piazzamenti ed oggi se la gioca. Sulla sinistra vediamo Matteo Pezzana, corridore di Palestro ma che corre per l'Atletica Vercelli. Qui siamo di nuovo sulla seconda moto, questo diciamo che è la pancia del gruppo, tanti corridori della Scarpa d'Oro Half Marathon che si mischiano in questo caso ai corridori delle non competitive. Vediamo la differenza di pettorali, pettorali rossi ricordiamo per i corridori dell'Half Marathon che corrono su ritmi più elevati, poi ci sono i pettorali blu che corrono su ritmi medi, pettorali bianchi per quanto riguarda i ritmi diciamo leggermente più lenti, tutto questo per la Scarpa d'Oro Half Marathon. Pettorali verdi invece per quanto riguarda gli uomini della Stracittadina, pettorali rosa per quanto riguarda le donne, infine pettorali gialli per quanto riguarda i ragazzi della Scarpa d'Oro Ability. E qui siamo al quinto chilometro per quanto riguarda i corridori della Scarpa d'Oro Half Marathon. Il gruppo di testa sono rimasti già in 5, quindi questo significa che il ritmo è piuttosto elevato. C'è anche Mehdi El Mamari, un ragazzo che corre forte soprattutto in pista, corre per la società 100 Torri Pavia, società ricordiamo gemellata con l'Atletica Vigevano, che è assieme al comune di Vigevano il motore organizzativo di questa Scarpa d'Oro Half Marathon. Qui siamo all'interno del Castello Sforzesco, vediamo i tantissimi concorrenti che stanno
passando, ricordiamo, quasi 1500 gli iscritti alla Scarpa d'Oro Half Marathon, cui si vanno ad aggiungere circa 600 per le due gare non competitive, Scarpa d'Oro in rosa e Stracittadina, ed un centinaio di ragazzi della Scarpa d'Oro Ability. Quindi quest'anno abbiamo davvero sfiorato il full booked, come si dice, tutto completo. Intanto bella questa immagine della Torre del Bramante, ed ecco i ragazzi della Scarpa d'Oro Ability con i loro accompagnatori, e sono i podisti da Marte, sono amici della Scarpa d'Oro Half Marathon, che quest'oggi sono arrivati a Vigevano in massa per accompagnare appunto i ragazzi della Scarpa d'Oro Ability, ma anche per tante altre belle iniziative. E intanto questa è un'immagine piuttosto suggestiva della strada coperta superiore. Vediamo quest'anno, tra l'altro, soggetta a restauri, ma grazie all'interessamento del comune di Vigevano la gara si è riuscita a fare nonostante tutto. Vedete le impalcature messe perfettamente in sicurezza dai tecnici, quindi è stato comunque un grandissimo lavoro. Qui siamo nella parte discendente, invece non soggetta a restauri, e questa è una bellissima inquadratura, insomma, per quanto riguarda il gruppone dei corridori, sia della Scarpa d'Oro Half Marathon che per le non competitive. Vediamo ancora uno scorcio della strada coperta, qui è la parte finale dove si esce nella cavallerizza. Intanto vediamo sullo sfondo ancora una volta i ragazzi della Scarpa d'Oro Ability, accompagnati dalle magliette gialle. Li vediamo, fanno festa i ragazzi, i podisti da Marte. È veramente un bello spettacolo. Ricordiamo, i podisti da Marte è un gruppo che praticamente ogni weekend si trova per correre e per fare casino, per dare felicità, per regalare solidarietà e per regalare sorrisi alla gente. Vediamo Capitano Scatenato, personaggio famosissimo ormai nel milanese per le sue imprese. Intanto questo è un personaggio che conosciamo bene, invece Stefano Chiodaroli, il famosissimo comico vigevanese di adozione, che ha voluto esserci anche lui. E intanto di nuovo sulla Moto 1, qui siamo attorno al sesto chilometro, abbiamo percorso ancora qualche centinaia di metri, usciamo da Vigevano e qui ci immergiamo verso la campagna Lomellina. Ricordiamo il percorso della Scarpa d'Oro Half Marathon: i primi 5-6 chilometri si corrono interamente in città, toccando tutti i luoghi più suggestivi della città di Vigevano. Abbiamo visto il passaggio nel Castello Sforzesco, e intanto di nuovo il nostro Stefano Chiodaroli. Sentiamo un po' se avrà qualcosa da dirci. Faccio una battuta. Faccio una battuta. Una battuta. L'elenco delle 15 cose che potevo fare invece che stare qui. Potevo essere ancora letto. Non da solo. Potevo essere a letto con una bionda, potevo essere a letto con una rossa, una bionda e una mora. Potevo essere a letto con una rossa, con una bottiglia di champagne. Potevo essere a letto con una bionda, con una bottiglia di champagne. Potevo essere a letto con una mora, una rossa e una bionda, con tre bottiglie di champagne. Ma invece sono qua. Buona corsa. E tra rosse, bionde, more e bottiglie di champagne invece il nostro Stefano Chiodaroli ha voluto esserci, nonostante sappiamo abbia lavorato fino a tardissimo la serata precedente. Anche lui ha sfidato freddo neve e ha voluto esserci alla Stracittadina. Insomma, un bel attestato di amicizia per un personaggio ormai famosissimo nel panorama televisivo, ma anche del cinema italiano, che ha voluto esserci, come vediamo, come hanno voluto esserci tantissimi ragazzi disabili delle varie associazioni, che non si sono fermate solo a Vigevano, ma sono arrivate da Milano, ma sono arrivate dall'Interland milanese, sono arrivati numerosissimi per correre, per sfidare anche un po' le intemperie. E adesso vediamo il suggestivo passaggio in Piazza Ducale, che è un po' la cartolina che forse più di tutti ricorda la Scarpa d'Oro. E intanto siamo già sull'arrivo della 5 km della Stracittadina. Vediamo gli ultimi metri di quello che sarà il vincitore della Stracittadina. Si tratta di Simone Canu. Simone Canu, un ragazzo che corre forte ed ha staccato tutti. Gran bella vittoria la sua. Simone Canu che vince la Stracittadina al maschile. Ciao, ti lascio respirare un attimo.
Lo vediamo Simone Canu che fa due parole con lo speaker ufficiale Luca Della Porta, ha davvero staccato tutti, grandissimo risultato. Intanto adesso stanno arrivando tutti gli altri, questo è il secondo classificato, comunque si è corso su buoni ritmi, siamo nel giro dei 22-23 minuti sui 5 chilometri, considerando che sono partiti in fondo al gruppo, hanno dovuto dribblare un po', vediamo 22-48 per il secondo classificato, significa che insomma si è andati forte e si va forte anche nelle gare non competitive, insomma qui corrono atleti veri, ed ecco anche il terzo classificato, ottimo il suo risultato, 23 minuti e 20, ripeto insomma si corre forte anche per le non competitive, si corre per esserci ma si corre anche per andare forte. Una stracittadina molto partecipata, così come la scarpa d'oro in rosa. Questo invece è Simone Canu al microfono di Paolo Barsi. Hai ripreso un po' di fiato, sei arrivato da solo, davvero grandissimi complimenti. Sei allenato da quanto? Ho ripreso da circa 6 mesi a correre. Però ho sempre fatto atletica da ragazzino. Complimenti, hai visto? Anche sotto la neve sei riuscito a fare un bel tempo. Sì, bel tempo. Pensavo di fare meglio, però va bene anche così. Dai, hai fatto il vuoto, non sei soddisfatto? Sì, bella gara. Complimenti all'organizzazione. Bella. Perfetto, ti lascio andare a cambiarti e al ristorante. Complimenti ancora, ciao. Bravo Massimo, sei arrivato secondo a poco più di 2 minuti di differenza dal primo classificato. Grazie. Ci ho provato, secondo anno che faccio questa manifestazione. L'anno scorso sono arrivato secondo, pensavo di arrivare primo, ma niente, mi sono allenato poco. Beh, l'anno prossimo insomma andrà meglio. Sotto la neve comunque è andata benissimo, com'è stato il percorso? Bellissimo, il pubblico caloroso e bello, è da fare. Questa. Da dove arrivi tu? Da Cura Carpignano, provincia di Pavia. E niente. Stamattina possiamo sapere che cosa hai mangiato questa mattina? Niente, un caffè e basta. Adesso vado a mangiare. Buon appetito allora e complimenti. Grazie, ciao. Siamo con il terzo classificato, ciao, il nome Carlo. Allora, hai visto che nevica oggi, com'è andata? No, tutto bene, l'organizzazione è perfetta, bello il percorso in centro, bello, bel divertimento. Avevi già partecipato gli altri anni? Questa è la terza volta. Tre anni com'era andata? Come quest'anno, terzo, secondo, ma va bene così. Allora. Grazie. Ciao, grazie a te. Eccoli qui gli arrivi, poco più di 26, bravissimi, bravi ragazzi, bravi, siamo sotto i 27, grande gara, bravissimi, siamo sotto i 27 minuti, aspettiamo il primo pettorale rosa, fantastico, guardate che roba, grandi, bravi, grandissimi, 5 qua, bravi. Aspettiamo il primo pettorale rosa, il terzo cappello, fa niente, tornerai a riprenderlo, bravi ragazzi, bravi. Eccola qua, la vincitrice della scarpa d'oro in rosa, 214, bravissima, e arriva anche la seconda, Brava, complimenti, sei la numero uno della scarpa d'oro in rosa. Mille, grazie. Com'è andata? È stato bellissimo. Sono proprio contenta. Come ti chiami e da dove arrivi? Io arrivo dalla Valtellina e mi chiamo Simona. Ed è la prima volta che partecipi? Sì. Ed è andata benissimo subito. Ti è piaciuto il percorso? È stato perfetto, anche il tempo. Va bene così. Tempo perfetto? Perfetto. Come ti sei allenata per questi 5 chilometri? A casa, la sera, mi mettevo a correre qualche chilometro al giorno. Quindi autodidatta, tutto da sola? Autodidatta, sì. L'anno prossimo magari 21 chilometri? Sicuramente. Sì, bene. Sì, ci provo. Grazie mille e ancora congratulazioni. Grazie. Grazie. Ciao, tu sei la seconda classificata. Eri poco dopo la prima. È vero, complimenti a lei. Com'è andata? Bene. Ti è piaciuto il percorso? È stato faticoso? Bene, è stato bello, ben organizzato. La prima volta che partecipi? Sì. Da dove arrivi? Vigevano. Da Vigevano, ok. Sì. Ti sei allenata in che modo? Ma lavoro permettendo. Quindi, che cosa fai di lavoro tu? Infermiera. Ah, ok, quindi infermiera, poi nel tempo libero andavi ancora. Sì. Cioè, insomma, il fiato però ne è ancora abbastanza. Mi alleno, mi piace.
Complimenti. Grazie, grazie anche ai miei allenatori, ai miei compagni di squadra. Grazie mille, ti lasciamo andare. Ciao. Per Telepavia, ciao. Quanti anni hai? 13. Tu sei il primo minorenne, diciamo, ad arrivare. Come ti chiami? Tiziano. Come ti alleni? Hai fatto il vuoto rispetto agli altri? Ma io faccio triathlon. Quindi corro. Di dove sei? Di Novara. Congratulazioni, la neve non ti ha dato problemi. Grazie, grazie. Ciao, vai. Grande, sta arrivando, grande atleta paralimpico Federico, eccolo qui, grande Fede, 30-93, vieni qui Fede, vieni qui, vieni Fede, lui è un grande atleta paralimpico, è andato a fare i campionati del mondo, Fede vieni qui, come faccio a intervistarti se ti arrivi? Lui ha fatto i campionati del mondo paralimpici, è un grande atleta, allora Fede com'è stata? Dura ma ti sei divertito? Sì. Il bello di Fede è che ride sempre, lui si diverte sempre in tutte le sue attività, sei un grande, dammi un 5. Ciao Fede, buona giornata. Federico. Ciao, ecco che arrivano tutti gli altri. Federico, ecco, vieni anche per Telepavia. Ciao. Ciao, moltissimi pettorali rosa. Allora, anche quest'anno sei stato fra i primissimi, il tempo attorno alla mezz'ora, com'è andata? Grandissime, e via. Ciao, è andata bene, è andata bene, però... diciamo così, era troppo in basso, insomma, però se c'era anche mio amico, però lui non l'ha fatta, cioè è morto, io gli dico questa, lui ha questa vittoria anche a lui, che era stato un mio grande amico qua di Marziani, lo dico anche a lui. Perfetto. Vai Andrea, grazie, ciao, complimenti ancora. 10 km per vedere com'è Fede, abbiamo notizie? Sta arrivando Stefano Chiodaroli, ha corso sul serio, mi dicono che non si è fermato fuori dallo stadio e ha corso sul serio, siamo a poco più di 35, bravissima. Ecco altre signorine che arrivano, grande Scarpadori Rosa, grande Stracittadina, bravo, eccolo qua, momenti di gloria. Eccolo qua, fallo bene, eccolo qua, tanto arriva l'F40, però ti sei attaccato a una signorina, com'è sta cosa, Com'è che ti sei attaccato a una signorina? Com'è andata? Adesso... C'è qualcuno che dice che non hai corso in realtà. Allora, sono attaccato a una signorina perché è il paradigma della vita, una donna davanti mi fa fare qualsiasi cosa. Bravo, anche dillo, Guarda! Quanti microfoni abbiamo? 1000 microfoni, siamo stanchi, morti, ma ne è valsa la pena, guarda che bella. Sei sudato o sei bagnato? Questa è una bella domanda, i posteri sapranno rispondere. Bene. Ti sei allenato davvero per sta gara? Assolutamente, sempre in forma, perché non sembra, ma per fare dillo a Telepavia bisogna essere allenati, perché noi prima si mangia e poi si smaltisce. Vai a mangiare il risotto, ciao, vai. Cari. Ecco l'arrivo della verità! Eccoli qua, abbiamo visto l'arrivo dei ragazzi, dei podisti da Marte con la scarpa d'oro Ability, l'arrivo qua al traguardo è affollatissimo, stanno arrivando tutti, mentre entra nel... È arrivata anche mia sorella! È arrivata anche tua sorella, salutiamo! Tutta la famiglia! Ormai sono in aperta campagna invece i podisti della meta maratona competitiva, quindi adesso c'è un po' di pubblicità e poi noi torniamo con le Andrea. Moto sulla corsa e Andrea Giannini per la parte finale. A dopo allora! Riprendiamo con le immagini della Scarpa d'Oro Half Marathon, qui siamo attorno al 7° chilometro, stiamo uscendo dall'abitato di Vigevano, ecco di nuovo la Moto 1 che inquadra gli atleti subito a ridosso del gruppetto di testa, sta praticamente risalendo la gara. Questi sono gli atleti che seguono il quintetto in testa, avete visto il cartello, sono 9 i chilometri a questo punto, quindi siamo diciamo nel corpo della gara.
Ci stiamo addentrando nella campagna lomellina. Ecco inquadrato il gruppo dei primi, sono rimasti in 5. Vediamo Matteo Pezzana con il numero 14 e Corrado Mortillaro con il numero 1, che fanno un po' la gara. Dietro di loro Mehdi El Mamari con la maglia verde classica della 100 Torri Pavia. Saranno diciamo questi atleti a giocarsi la vittoria finale. Abbiamo visto Pezzana girarsi per capire un po' le intenzioni del suo compagno di viaggio Corrado Mortillaro. Presumibilmente, insomma, potrebbe arrivare un'azione da parte loro. Eccoci in zona Cascina Marietta, vediamo Pezzana che sta tentando addirittura un allungo. Qui siamo al ristoro del 10° chilometro, siamo in piena campagna. Questa potrebbe essere un'azione quasi decisiva per quanto riguarda il decorso della Scarpa d'Oro Half Marathon. Vediamo gli atleti che si ristorano, o meglio tentano di ristorarsi. Purtroppo Pezzana non è riuscito a centrare la bottiglietta, non è semplice perché si corre forte, insomma si corre sul piede dei 3 minuti a chilometro, poco più. Vediamo Pezzana che sta tentando l'allungo, in questo caso con Mehdi El Mamari ben incollato alle sue caviglie. Corrado Mortillaro che sembra soffrire leggermente, ma insomma è ancora lì. Sono rimasti in tre, sono i tre favoriti naturali. Ricordiamo Mehdi El Mamari della 100 Torri Pavia, canottiera verde, Matteo Pezzana dell'Atletica Vercelli 78, lo vediamo in testa al gruppo, e un pochino più indietro Corrado Mortillaro, un Corrado Mortillaro che ci tiene tantissimo a vincere quella che sarebbe la sua seconda Scarpa d'Oro Half Marathon. Ricordiamo, primo nel 2009, quarto nel 2010-2011 e secondo nel 2012. Intanto vediamo ancora il gruppetto di testa, qui si è passati attorno al 15° chilometro, dovremmo essere in zona Buccella, quindi si è fatto un balzo in avanti, sono ancora in tre. Dovremmo essere prossimi al ristoro del 15° chilometro, ultimo ristoro per quanto riguarda la mezza maratona. Dovrebbe essere così perché è posizionato proprio davanti alla chiesa della Buccella, poi si entrerà, ecco appunto il cartello del 15° chilometro, poi si entrerà nella zona del Parco del Ticino, nei canali attorno al Ticino. Ecco il ristoro, vediamo questa volta Pezzana riesce a rifocillarsi, bello il suo gesto che porge la bottiglietta a El Mamari, insomma quello che dovrebbe essere il suo avversario, però insomma fanno gara assieme, si aiutano, è molto bello vedere questo tipo di gesti. Vediamo ancora Mortillaro lì vicino e qui si entra nel canale. Attenzione all'allungo di nuovo di Pezzana, si entra nel canale che arriverà fino al 19° chilometro circa. Vediamo Pezzana che allunga in questo tratto di leggera discesa, e il Mamari ancora dietro di lui, un pochino più indietro Mortillaro che ci pare leggermente in difficoltà, sta facendo un po' l'elastico con i primi due, invece il Mamari molto sicuro, molto vicino sempre, morde le caviglie di Pezzana, non gli dà mai un cambio, peraltro sta tirando tutto l'atleta di Palestro, ricordiamo, atleta comunque pavese, Pezzana di Palestro, anche se corre e ha sempre corso per l'Atletica Vercelli 78. Come detto, siamo ancora in pieno Parco del Ticino, questi sono gli ultimi 5 chilometri di gara, qui presumibilmente si deciderà la Scarpa d'Oro Half Marathon. Vediamo Corrado Mortillaro da queste belle immagini in moto che ci pare ancora più in difficoltà, infatti si stacca leggermente, ha preso una ventina di metri di distacco da Pezzana, bella l'azione del corridore dell'Atletica Vercelli, in questo momento sta chiedendo un cambio a Mehdi El Mamari, ma El Mamari non glielo dà. Ricordiamo El Mamari specialista soprattutto delle gare su pista, 3.000 siepi, 5.000 metri, 1.500 metri, quindi sta utilizzando questa mezza maratona presumibilmente come allenamento sul medio-lungo. Per lui però insomma un allenamento a quanto pare molto proficuo perché sta andando forte. Si dovrebbe correre sul piede dell'ora e 10 minuti o qualcosa di meno, presumibilmente, perché vediamo in questo momento il ritmo è salito molto, vediamo Pezzana la cui azione davvero non va esaurendosi, molto bella, molto rotonda la sua corsa, più economica con le ginocchia più basse quella di Mehdi El Mamari, però devo dire che sta venendo fuori un testa a testa davvero avvincente. Corrado Mortillaro lo vediamo indietro assieme alla bicicletta, ci sembra un po' più in difficoltà e qui rischia di essere tagliato fuori dalla contesa. Siamo fuori dal canale del Lungo Ticino, qui dovremmo essere attorno al 18° chilometro, ancora Pezzana e Mehdi El Mamari più avanti, più indietro, non molla ma non è più nemmeno vicinissimo Corrado Mortillaro. Vediamo
cosa ci proporranno queste ultime battute. Immagini dalla Moto2, in questo momento sono ancora i due di testa, Pezzana e il Mamari. Qui siamo davvero vicini, stiamo per lasciare appunto la parte di campagna e rientrare attraverso la via della Buccella a Vigevano, poi a quello che sarà l'arrivo, ricordiamo lo stadio Dante Merlo, si arriva da dove si è partiti, ancora Pezzana davanti, il ritmo è aumentato molto, vediamo la sua azione, si fa davvero importante, ma El Mamari non molla, morde le sue caviglie, sempre mezzo metro dietro di lui. Anche psicologicamente non è semplice correre con un atleta che ti sta lì attaccato, però Pezzana, atleta esperto, atleta solido, vediamo un po'. Ed eccoci prossimi al traguardo, qui siamo in via Rossi Casè, tra pochissimi metri si entrerà nello stadio Dante Merlo e poi ci saranno gli ultimi 300 metri di gara, quindi si preparerà una bellissima volata tra Pezzana e El Mamari. Vediamo i due atleti che entrano proprio in questo momento sullo stadio, qui si è in pista, vediamo Pezzana e vediamo El Mamari che gli si affianca. El Mamari si affianca e in questo momento sta venendo fuori, bellissime le immagini dalla moto, dalle telecamere di Telepavia. El Mamari che in questo momento allunga, potrebbe essere l'allungo decisivo, bello questo arrivo in volata, 150 metri all'arrivo, El Mamari che ci sembra che possa farcela per l'azione decisiva. El Mamari, Pezzana non ce la fa, non riesce a cambiare passo, e El Mamari invece riesce a tirar fuori le sue doti di atleta in pista, vediamo, rischia addirittura di scivolare, ma ormai dovrebbe essere fatta. El Mamari va a vincere presumibilmente questa scarpa d'oro al marathon davanti a Matteo Pezzana. Eccolo sul traguardo, Mehdi El Mamari, il vincitore della scarpa d'oro al marathon 2013, primo 1 ora 19 minuti 55 secondi, secondo Matteo Pezzana 1 ora 19 minuti 58. Bellissima questa gara, si congratulano i due atleti, veramente bello, dovrebbe arrivare tra poco anche Corrado Mortillaro, il terzo classificato, bello davvero questo epilogo di gara, perché ci ha fatto vedere una half marathon bellissima, risolta soltanto negli ultimi secondi. Vediamo ancora El Mamari e Pezzana che si concedono le foto di rito e tra pochissimo si concederanno anche alle nostre interviste. Vediamo, ecco Corrado Mortillaro, lo vediamo arrivare proprio in questo momento, è stremato, 1 ora 10:41 per lui, forse un po' deluso, sperava di vincere, è comunque un buon terzo posto per lui. Vediamo i tre, il podio maschile, tre atleti comunque che erano i nostri favoriti e che sicuramente non hanno deluso le attese, perché sono stati protagonisti di una gara davvero avvincente, corsa ricordiamo su con condizioni meteo non facilissime, prima il nevischio poi un po' di pioggia, ma davvero molto bravi, ricordiamo primo Mehdi El Mamari 100 Torri Pavia, secondo Matteo Pezzana Atletica Vercelli 78, ed ecco la prima donna Charlotte Bonnen Valdostana, specialista del triathlon, alla prima mezza maratona è andata a vincere con un tempo davvero importante, 1 ora 20:41, bravissima anche Charlotte Bonnen, e quindi una bella sorpresa per quanto riguarda questa settima scarpa d'oro al marathon. Siamo qui con il vincitore, il Mehdi Mamari, una vittoria bella in volata sotto l'1 ora e 10, quindi un tempo importante. Te l'aspettavi una gara così? No, sinceramente non me l'aspettavo, perché queste due ultime settimane non sono stato neanche bene tanto fisicamente e poi ho tenuto duro finché potevo, poi con questo tempo qua oggi non si poteva andare più forte. Il percorso è stato molto bello, peccato per il tempo, sennò sarebbe stata una bella gara veramente, come anche un ottimo tempo. Tu vieni dalle gare in pista, ti conosciamo come nei 3000 siepi, nei 1500 metri, e adesso una nuova avventura su strada. Pensi che questo sia il tuo futuro? Sì, sicuramente la strada è il mio futuro. Cioè, ogni anno a fine stagione con le campestri faccio sempre una mezza o due mezze, giusto per concludere la stagione invernale, per poi avere un periodo di riposo per iniziare a preparare la pista per bene. Prossimi programmi quindi? Prossimi programmi sono sicuramente i societari con la 100 Torri Pavia, che è la mia squadra, i societari, e poi vedremo di migliorare il personale sulle siepi andando un po' più forte l'anno scorso. Matteo Pezzana, ma che bella gara oggi, è una volata, siete andati forti nonostante il tempo un po' freschino, te l'aspettavi?
Guarda, non mi aspettavo proprio che mi fregasse verso la fine così. E diciamo che è bello ma è brutto perderla verso la fine degli ultimi 200 metri. Mi spiace, però sono contento di come è andata lo stesso la gara, perché abbiamo fatto tutto insieme fino alla fine e abbiamo tenuto un bel ritmo, nonostante la metà del tempo e il freddo anche. Che nonostante tutte le volte che facciamo qua a Vigia non c'è mai l'andata. Comunque, guarda, più di così non potevo fare. Cioè, anche perché, guarda, sono riuscito anche dall'allenamento abbastanza pesante tutto. E comunque, guarda, sono più che soddisfatto lo stesso. Tu ormai sei un affezionato a Vigevano, piazzato lo scorso anno, terzo se non sbaglio, quest'anno secondo, chissà. Chissà quando arriverà il primo, spero che arrivi il più presto possibile. Quest'anno pensavo di farlo, quest'anno invece è nata così. Boh, mi spiace, però vabbè, bisogna accettare anche la sconfitta e così, va bene. Hai dimostrato di essere però in ottima condizione, adesso quali sono i tuoi programmi futuri? Adesso penso di preparare qualche altra mezza ancora, perché sto cercando di fare gli allenamenti per migliorare sempre i tempi sulle mezza. E adesso le altre adesso non so, adesso vediamo, penso di fare adesso un 15 giorni di allenamenti e poi vediamo se ne capita qualcuno a aprile qualcosa. Vado a farne una, adesso non so dove, vedo dove mi mandano la società. Vabbè. In bocca al lupo. No, grazie, ci vediamo. Ciao. Siamo con Corrado Mortillaro, piazzato anche quest'anno. Ti mancava il terzo posto, se non sbaglio. Hai avuto un primo, un secondo, due quarti, quest'anno terzo. Allora, raccontaci la tua gara. Niente, ho fatto una gara sin dall'inizio in testa, anche se non stavo in condizione ottimale, come ho già detto nell'intervista. E niente, ho provato. Fino al decimo sono stato con loro, poi il gruppetto di Pezzana e l'altro ragazzo straniero si sono allontanati, poi li ho ripresi e al quindicesimo hanno tirato una staccata e io sono voluto rimanere al mio posto. Niente, sono molto contento anche perché sto in una fase di ripresa e spero di riprendermi presto. Ringrazio l'organizzazione, Manuela Merlo, Andrea e tutto lo staff di Vigevano. Grazie, questo ci fa molto onore. Sappiamo che insomma è un po' in work in progress la tua condizione, è un inverno insomma così e così, però adesso ci sarà primavera e estate e sappiamo che hai dei bei progetti. Adesso a giovedì vado nella mia calda Sicilia dove passerò 20 giorni solo di allenamento e spero di tornare sopra di nuovo con i miei bei livelli, di tornare a correre su 1,5 e 1,6, promesso. Promesso. Dalla Val d'Aosta a Vigevano, Charlotte Bonin, vincitrice della settima scarpa d'oro Half Marathon. Com'è andata? Ma è andata molto bene, era la mia prima mezza. Io faccio triathlon e quindi questo per me era un allenamento e devo dire mi è piaciuto, un percorso bellissimo e sono molto contenta. Quindi i programmi vanno bene anche per il triathlon? Sì, decisamente. Adesso iniziano le gare importanti di triathlon e questo è stato un allenamento. Del triathlon facciamo 10 km, questo è il doppio, così quando poi affronterò le gare di triathlon mi sembrerà una passeggiata fare 10 km finali. Cosa ti ha spinto ad arrivare fino a Vigevano, a scegliere la mezza maratona di Vigevano? Ma mi avevano parlato molto bene di questa mezza maratona, un percorso pianeggiante che passa molto dato che le curve un po' disterrato e sono i terreni che piacciono a me e quindi sono felice di essere venuta. Ed hai onorato con una bellissima prova. Sì, sì, quindi spero di tornare il prossimo anno e migliorarmi ancora di più. Grazie. Niente, grazie a voi. Con Loretta Giarda, atleta di casa, anche quest'anno un bel piazzamento per lei, un buon tempo. È soddisfatta? Sì, sì, soddisfattissima, su quello sì. Pensavo forse qualcosina meno, ma comunque è andata bene perché ha fatto il personale 15 giorni fa. È andata bene, sono in forma, sto aspettando la maratona, quindi speriamo vada tutto bene. Hai già scelto la maratona da fare? La maratona ho già scelta, vado a Russi, è partita in Ravenna, speriamo che vada bene. Obiettivo? Obiettivi non si dicono mai. Non si dice mai, non si dice mai, va bene. Però insomma dai, oggi è andata già piuttosto bene. No, è andata bene, ma comunque sto bene. Grazie al mio allenatore che mi segue millimetro a millimetro. No, comunque è andata bene veramente. Complimenti. Grazie. Ciao. Abbiamo visto i primi classificati della mezza maratona, altri atleti stanno arrivando proprio alle nostre spalle, mentre sento già il profumo del risotto, quindi...
Esatto Paolo, è stata una giornata bellissima, nonostante la pioggia, la neve, le nuvole, c'era di tutto, però è stata una giornata bellissima, veramente emozionante anche per noi che non abbiamo partecipato a questa gara. Ormai stanno arrivando anche gli ultimi, il risotto è pronto, quindi pian piano i partecipanti stanno avvicinando ai vari stand per assaggiare il buonissimo e caldissimo risotto e bere del tè caldo offerto dai nostri amici alpini. Insomma, che dire, veramente una giornata stupenda, perfetta, e nonostante appunto il tempo, la temperatura non troppo gradita, se così possiamo dire. Ormai stanno arrivando quasi tutti. Sì, stanno arrivando, comunque nonostante la temperatura bassa si sono avuti anche tempi molto interessanti nella mezza maratona. Ebbene, qua noi adesso ci fermiamo, però se non vi siete rivisti magari siete finiti su Dillo, perché diamo anche questo appuntamento domani, se ci vedete nella prima emissione, quindi lunedì sera alle 8 Dillo a Telepavia, si parlerà ancora di Scarpa d'Oro con tutte le immagini, tutto quello che noi non abbiamo fatto vedere ve lo farà vedere Dillo. Con questo è davvero tutto, l'appuntamento è per la prossima edizione, all'anno prossimo, arrivederci.